Dai, buonasera a tutti e a tutti, ci siete? Possiamo iniziare? Direi che, insomma, per rispettare anche la puntualità di chi si è connesso in orario, possiamo dare inizio a questo quarto e ultimo incontro, di webinar formativo, ultimo perché è l'ultimo di quest'anno, però sicuramente dopo la pausa natalizia riprenderemo con gli appuntamenti. Ricordo che ovviamente questo, come gli altri, sono webinar che troverete sul canale di YouTube del Partito Democratico, per cui registreremo sia l'intervento del dirigente che abbiamo ospite questa sera, che appunto gli interventi e le vostre domande sia da remoto che quelle che abbiamo raccolto durante il momento dell'iscrizione. Noi partiamo anche, diciamo, solitamente anche con i ringraziamenti, perché veramente anche questa volta ci sono state tantissime iscrizioni, quasi 600 persone si sono iscritte. Abbiamo raccolto tantissime domande e ci sono numerosi circoli che si collegano da remoto, per cui ci sono delle persone che si sono proprio ritrovate insieme, non so, Bolognina, d'Arezzo. Abbiamo l'opportunità di ospitare anche dei circoli da remoto in tutta Europa, ricordo dalla Spagna, dalla Germania, dal Regno Unito, e questo ci fa estremamente piacere perché c'è un'idea di partecipazione che va oltre il fatto di vedersi solo, diciamo così, in presenza. Questa sera abbiamo con noi, il nostro tesoriere nazionale, abbiamo il senatore Michele Fina, ed è un grande piacere avere l'opportunità di dialogare direttamente con lui per un'ora. Cerchiamo di tenerlo un'ora, e poi vediamo, raccogliamo le domande anche da remoto. Due note rispetto a Michele sicuramente lo conosciamo per il fatto che sia stato appunto senatore della Repubblica e tesoriere legale rappresentante nazionale del Partito Democratico. Due note rispetto alla biografia: è stato capo segreteria del Ministro dell'Ambiente, consigliere del Ministro della Giustizia e poi consigliere del Ministro del Lavoro. Ha avuto un trascorso nei GD, nei giovani diciamo, della sinistra democratica. Dal 2019 al 2023 è stato segretario regionale del Partito Democratico nella regione Abruzzo. Questo è importante ricordarlo perché, a mio avviso, nel momento della biografia, strada facendo, raccogliamo un'esperienza che fa sì che noi la mettiamo a sistema e possa permetterci una certa empatia nei confronti delle persone con cui poi ci andiamo a relazionare. Io direi che possiamo a questo punto, diciamo così, passare la parola direttamente al senatore e poi avremo modo di condividere sia le domande che abbiamo raccolto nel momento della vostra iscrizione che delle domande da remoto nel caso appunto vogliano intervenire direttamente. Un ultimissimo passaggio rispetto ai ringraziamenti, oltre a noi qui per rendere possibile tutto ciò, ricordo sempre che è tutto realizzabile grazie alle compagne del nostro dipartimento alla partecipazione della formazione, per cui grazie davvero tanto a Marcella, Lucia, a Serena e stasera abbiamo con noi Claudio che gestisce la regia. Quindi grazie davvero a tutti e a tutte e a te Michele la parola. Grazie anche da parte mia, grazie innanzitutto a te, al lavoro che stai svolgendo. Sono contento di essere stato chiamato a questo confronto. Vedremo un po' di costruirlo insieme, perché è evidente che parlare di finanziare e organizzare la politica è uno dei tanti modi di interpretare la direzione politica. Finanziamento, organizzazione, comunicazione sono tre filoni di lavoro che attengono alla direzione politica. Ecco perché in premessa, quando si parla di questi temi, non ci si occupa di una tematica specifica che è relegata appunto ai tesorieri piuttosto che agli organizzatori o ai responsabili di comunicazione, ma si parla di come si indirizza, si organizza, si dirige la politica quando un dirigente politico non diciamo così, non sicura di questi aspetti del suo lavoro, non è un buon dirigente politico. Ora, sì, tra le altre cose che ho fatto il segretario regionale, ma ho fatto anche il segretario provinciale nella mia provincia, che è L'Aquila, quando è nato il PD nel 2007, ed ero sia amministratore locale che segretario provinciale. Abbiamo dovuto affrontare poi il terremoto del 2009 e in quella fase uno dei protagonisti della vita politica della mia provincia
col quale ho dovuto scontrarmi per molti anni, è stato Luigi Lusi. Per cui ho visto dal lato, le questioni di cui parlerò rapidamente, le ho viste innanzitutto dal lato dei dirigenti locali, ho fatto anche il segretario di circolo, quindi tutto il corso della guida dei territori fino a livello regionale. E oggi invece lo vedo dal lato nazionale, così come ho visto le risorse della politica nel lato peggiore, del loro peggior utilizzo, e però anche invece della fatica, dell'impegno. In particolare di migliaia di volontari e volontari, ma anche dipendenti, funzionari, dirigenti, amministratori locali che, diciamo così, trasformano anche le risorse economiche di impegno politico. Ora, il tema del finanziamento è un tema complesso. Innanzitutto attiene al partito politico come strumento della democrazia, che è uno strumento che noi lo chiamiamo partito politico, ma nella storia della Repubblica, italiana, in questi 70 anni, diciamo così, è stato diverse cose, per cui noi chiamiamo con la stessa parola soggetti che sono diversissimi tra di loro. Il partito politico è riconosciuto nella Costituzione, nella sua funzione essenziale, nell'articolo 49, ma noi siamo stato un paese che non ha mai approvato una legge sui partiti, in attuazione di quell'articolo 49. Per chi è interessato, la discussione che si è sviluppata nella Costituente è molto interessante intorno a questo tema. Ci sono state personalità, padri e madri costituenti, che si sono misurati sia nella fase di scrittura della Carta Costituzionale, sia negli anni seguenti, proprio sulla funzione del partito politico, una resistenza a legiferare in modo definitivo su questo. C'è stata da parte delle sinistre, perché Togliatti in primis, ma in generale sia il Partito Comunista e il Partito Socialista, temevano quello che poi effettivamente in altri paesi come la Germania è successo, cioè che fare una legge sui partiti poteva prefigurare la possibilità di mettere fuori legge alcuni di essi, appunto, in questo caso le forze comuniste e socialiste. Però di fatto, in tutta quella che noi chiamiamo la Prima Repubblica, noi abbiamo vissuto in una repubblica dei partiti, uso una definizione di Pietro Scoppola, cioè una repubblica in cui i partiti erano, lo taglio un po' con l'accetta, di più dello Stato. Mettevano insieme, legavano tra di loro nella società le persone, garantivano per lo Stato. E quindi erano essi stessi la repubblica, innanzitutto. Infatti, noi abbiamo grandi partiti di massa, che mettono insieme milioni di persone, che sono pedagogia, formazione, organizzazione, battaglia di diritti, per cui il partito è di più del luogo istituzionale al quale accede a livello locale o a livello nazionale. Questo è in quegli anni, e naturalmente questo smette di essere nel momento in cui i grandi partiti di massa crollano e diventa un'altra cosa. Diventa un'altra cosa progressivamente, e questo processo ancora non si è concluso, ma di fatto la base di organizzazione dei partiti si riduce, la leadership diventa sempre più disintermediata. Non è che noi oggi abbiamo dei partiti del leader, lo erano anche quelli ovviamente del Novecento, no? Il segretario di un grande partito politico era una figura quasi mitica. Con alcuni aspetti di adorazione intorno che la trasformavano quasi in figura religiosa, però c'era una mediazione da parte di un corpo politico molto vasto e articolato che serviva anche a trasferire le informazioni, che era fatta da giornali, di riviste, di gruppi dirigenti, di direzioni, di assemblee, di articolazioni locali, che oggi invece è superata, per cui il leader, in molte parti è superata, per cui il leader entra nelle case delle persone, ma anche nei circoli, ma anche nel rapporto con gli iscritti in modo più immediato. Le risorse diventano molto minori, anche quelle economiche, per cui tempo tu raccoglievi tantissime risorse con gli iscritti, con le feste, con i giornali, con le riviste, oggi invece sono molto meno, e invece naturalmente la politica si è Calise ce l'ha spiegato bene con tanti libri negli ultimi 15 anni circa, si è molto trasferita sullo Stato, nel senso che tu hai oggi un'articolazione che non avevi prima, ad esempio, di amministratori locali che svolgono una funzione professionale o semiprofessionale
servizio dello Stato, però in funzione elettiva, che in qualche modo diventa il reticolo, primo reticolo della politica. E quindi questo determina anche una preminenza degli eletti. Ora, ci sono stati tentativi di fare leggi sui partiti negli ultimi 20-25 anni, ci stiamo provando anche adesso, ovviamente. Il primo a lavorarci in modo molto serio è stato Leopoldo Elia, ma anche Anna Finocchiaro, ma anche una proposta che ha fatto qualche passo avanti, poi si è fermata come tutte, promossa da Guerini e Orfini. È evidente che c'è il nodo del finanziamento pubblico, che è uno dei nodi. Attenzione, ora, quando si discute di questo tema, ho visto che ci sono anche molte domande, si tende a toglierlo dal resto. Mentre invece va sempre interpretato all'interno della funzione pubblicistica dei partiti, cioè il fatto che manchi una legge sui partiti, sulla loro organizzazione, sulla loro democrazia interna, sulla funzione che debbono avere nello sviluppo della democrazia, all'interno di uno Stato, questa assenza determina poi, una discussione che spesso è ondivaga sul tema del finanziamento pubblico. Da una parte, magari una fase demagoga tende a dire nessuna risorsa ai partiti, dall'altra invece appunto la spinta che il finanziamento pubblico sia anche il modo che i partiti non sia in vendita, non siano in vendita, ma in realtà questa discussione ha senso solo all'interno di una discussione più generale. Ma siccome probabilmente ci saranno domande, ci torneremo. Però appunto adesso vorrei arrivare a come vive oggi il PD. Esattamente, anche a quello che ho trovato io, il lavoro che abbiamo fatto in questi 9 mesi, otto, Mesi. nove mesi circa, per capire esattamente di che cosa parliamo, cioè partiamo dalla nostra esperienza concreta, fatta anche di quello che accade a livello nazionale, ma anche a livello territoriale, se, magari per tornare sul tema più normativo e legislativo. Un partito politico nazionale oggi come il nostro si regge sostanzialmente su tre fonti di finanziamento. Cioè noi lavoriamo con le risorse del 2 per 1000, con le rimesse, con i contributi degli eletti, per quello che riguarda il partito nazionale, esclusivamente i parlamentari nazionali ed europei, e su una quota di tesseramento. Questa è la vita di un partito nazionale. Per un partito regionale possiamo dire che la fonte di finanziamento principale, quasi esclusiva, sono i contributi degli eletti del livello regionale, più una piccolissima quota regione per regione di tesseramento. Sui circoli invece abbiamo una preminenza del tesseramento, a volte anche qualche contributo degli eletti a livello locale, però diciamo non consente, non è di dimensioni tali per cui diventa determinante in un bilancio, e poi naturalmente altre forme di raccolta di fondi che adesso qui non sto citando, perché sono eventuali, sono anche poco sviluppate, naturalmente dipende da territorio a territorio. Quali sono le principali uscite di un partito come il nostro a livello nazionale? Per noi senza dubbio è il personale, è una storia che naturalmente noi conosciamo bene, ma che è molto figlia del fatto che il Partito Democratico è l'unico partito, è probabilmente il partito più antico, più anziano, perché diciamo ha 15 anni, ma comunque nasce dalla confluenza di altri partiti con le loro storie, con le persone, con i debiti, con le specificità che hanno, diciamo, contribuito a dar vita al PD, sia in termini positivi che in termini di problemi che si sono accumulati. Gli altri partiti o sono più giovani, pensiamo al fatto che quello principale partito oggi italiano è un partito che 5 anni fa aveva il 5%, Fratelli d'Italia. La Lega è un partito persino più antico del nostro, ma è lo stesso da sempre, nel senso che non ha mai cambiato, non è la confluenza di altre storie, e altri sono addirittura giovanissimi, alcuni proprio recentissimi. Quindi è evidente che il nostro ha una storia più antica, e questo lo vediamo molto sulla questione che riguarda il personale. Poi gli altri impegni economici significativi sono le campagne di comunicazione, il contributo, il sostegno ai territori, in particolare per quel che riguarda i momenti elettorali, diciamo così, e poi grandi eventi. Penso ad esempio alla manifestazione che abbiamo fatto a Piazza del Popolo, o anche la prossima Assemblea Nazionale, il Forum Europa, che si terrà in questo prossimo weekend. Il lavoro che abbiamo fatto noi in questi mesi, e poi chiudo, e magari poi facciamo riferimento alle domande, sia quelle che già ci hanno scritto, poi quelle che arriveranno. Il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi sostanzialmente è stato questo. Noi abbiamo lavorato a
subito a una spending review, a diminuire i costi strutturali dove potevamo. Abbiamo chiuso alcuni servizi che diciamo ormai non erano più utili al nostro lavoro e abbiamo lavorato a una ricollocazione, a un incentivo all'esodo significativo del nostro personale. Siccome le notizie sono pubbliche, posso tranquillamente ripeterle qui anche per dare la dimensione di una problematica collettiva e Certo. non solo della nostra dimensione. Quando noi abbiamo iniziato a lavorare a marzo di questo anno avevamo 117 dipendenti, alla fine di quest'anno ne abbiamo 110, ma diciamo di quei 117 avevamo 95 dipendenti in forza al Partito Democratico, adesso abbiamo 79 dipendenti in forza. Ora, a bilancio invariato, il nostro partito può contare su 60 dipendenti a regime, quindi abbiamo ancora un lavoro di ricollocazione da fare, ricollocazione che naturalmente è di diversi tipi, c'è una ricollocazione più, io la chiamo interna, cioè la ricollocazione di nostre dipendenti, i nostri dipendenti che vanno a lavorare al gruppo, alla Camera, al Senato, ad altre istituzioni territoriali, a commissioni parlamentari. Ci sono invece ricollocazioni esterne, cioè nostri dipendenti che cambiano completamente lavoro, accompagnati naturalmente da noi, e poi ci sono persone che vanno in pensione o persone che, incentivate all'esodo sulla base di un accordo sindacale, decidono di uscire dalla nostra struttura. Ecco, questo lavoro è stato molto significativo, era già stato fatto in modo significativo da parte dei miei predecessori. Noi abbiamo accelerato e continueremo a farlo perché noi purtroppo soffriamo di un problema molto serio, che è quello dei nostri dipendenti lo soffrono, ma noi con loro, perché dal mio punto di vista è inaccettabile, e cioè che i nostri dipendenti si trovano in una situazione di cassa integrazione. Adesso contratto di solidarietà, ma di fatto è una condizione che io spero finisca presto. Naturalmente, ho detto quali sono le principali entrate, ma per capirci, quando dico 2 per 1000 eletti e tesseramento, sostanzialmente l'80% del bilancio del Partito Nazionale è 2 per 1000, Sì. il 15%, diciamo così, è il contributo degli eletti dei parlamentari e una piccola parte, peraltro recente, è il contributo che viene dal tesseramento. Quest'anno, adesso io non posso rivelare notizie che ancora non sono pubbliche, ma che a breve saprete, però posso dire che noi nel 2022 abbiamo raccolto con il 2 per 1000 7 milioni e 300 mila euro di risorse, pari a 477 mila opzioni, per cui 477 mila contribuenti italiani sono andati al capo, al commercialista, e hanno detto Hanno M20, come abbiamo scelto. scritto opportunamente qui, facciamo sempre. E quest'anno noi, già a luglio, come sapete, ci sono due comunicazioni per capire com'è l'andamento del 2 per 1000, la prima a luglio e poi l'altra invece appunto a dicembre. Noi abbiamo a luglio, ma sarà confermato anche adesso, un incremento significativo. Già a luglio avevamo un incremento di 700 mila euro. Credo, diciamo così, che confermeremo, anzi crescerà questa differenza, per cui supereremo gli 8 milioni di euro di 2 per 1000 e soprattutto cresceremo di oltre 50.000 opzioni, per cui arriveremo a 535.000 contribuenti che hanno indicato il PD. È un numero significativo. Ma naturalmente fa capire qual è il margine di crescita del Partito Democratico, Certo. perché noi alle elezioni politiche ultime, che sono un punto di riferimento solo per capire l'ordine di grandezza, abbiamo raccolto oltre 5 milioni di voti. Quindi ci sono 10 volte le persone che quando vanno a fare la dichiarazione di redditi indicano il PD, che quando vanno in urna votano il PD. Molto spesso si tratta di non informazione. Però io credo, e lo dico in questa occasione, direi la cosa più importante che voglio dire, che proprio perché appunto ho fatto tutto il percorso di crescita, per cui lo dico anche avendo alle spalle l'esperienza territoriale. Il 2 per 1000 è rimasto negli anni sostanzialmente una fonte di finanziamento nazionale. I territori sono stati poco coinvolti. E questo poco coinvolgimento, io credo, è una delle ragioni, dal mio punto di vista la principale,
a volte della disinformazione dei cittadini, ma anche degli iscritti, delle iscritte, dei nostri simpatizzanti, elettrici, elettori, primaristi. Per cui quest'anno noi abbiamo fatto un accordo con i territori che prevede che questa parte incrementale, che a cui peraltro ho fatto riferimento e che sarà confermata, cito la cifra di luglio per capirci, cioè questi più 700 mila euro, torneranno ai territori per il 70%. Quindi noi restituiremo di questo più che abbiamo raccolto più di mezzo milione di euro ai territori. E questo perché? Perché io credo davvero che noi abbiamo bisogno di fare del 2 per 1000 una campagna presente in tutti i territori. Ad esempio, dico questo perché è molto significativo. Se noi guardiamo la media dei contributi per singolo contribuente, ogni opzione, ogni M20 che uno dice al proprio commercialista o al CAF equivale più o meno a 15 euro. Quindi diciamo che un cittadino che indica M20 al PD, a lui personalmente ovviamente non costa niente, quei 15 euro andrebbero allo Stato, però sostanzialmente dice della mia dichiarazione dei redditi 15 euro va al PD, perché è un diritto, quello che io ho come contribuente, di Certo. indicare il mio partito come 2 per 1000. Se ci pensate non è molto distante dalla quota tessera. Quindi in fondo è una forma di iscrizione volontaria, non impegnativa, anonima. Quei 15 euro non possono essere prelevati personalmente, restano allo Stato, però comunque è una forma di adesione dolce che è tanto importante come l'adesione, diciamo invece volontaria, che è un di più ovviamente, è più impegnativa. Però se noi ci convinciamo che questa forma di adesione riguarda tutti, e tutte, cioè tutto il nostro corpo, tutta la nostra comunità, allora noi che già siamo ampiamente primo partito, con questi 8 milioni di euro, noi sono certo ci confermeremo primo partito, ma probabilmente superando di più del doppio il secondo, che è Fratelli d'Italia. Quindi significa che noi possiamo ulteriormente crescere e fare di questo una fonte di sostegno economico di tutte le articolazioni del nostro partito, non solo del livello nazionale, ma anche a livello regionale, provinciale e locale. Allora a quel punto sì, anche io segretario di circolo, anche io segretario provinciale, regionale o comunque amministratore locale, sento che questo strumento è anche mio. Ecco, questa è la cosa più importante su cui vorrei lavorare. Poi naturalmente c'è tutto il fundraising, tutte le iniziative che in particolare riguardano il nostro bene più prezioso, la nostra ricchezza più importante, che sono i dati, essendo l'unico partito che per anni ha chiamato ai gazebo milioni di cittadine e cittadini per votare. Noi abbiamo raccolto ovviamente negli anni tantissimi dati e questi dati sono un bene preziosissimo. Il loro miglior utilizzo è il futuro della nostra crescita anche dal punto di vista politico. Esiste il tema delle sedi che qualcuno ha sollevato, perché c'è la storia che riguarda la nascita del PD, che riguarda il rapporto con le fondazioni, in particolare dei DS. Chiudo sui territori. Noi molto spesso lavoriamo con territori che hanno bisogno di aiuto, molti fanno uno sforzo encomiabile, alcuni commettono degli errori, spesso questi errori riguardano in genere sostanzialmente tre voci: affitti insostenibili, feste che a volte sono un investimento anche coraggioso, però magari economicamente, finanziariamente sono sbagliate, oppure gestione di vicende che riguardano dipendenti locali, perché la questione dipendenti non è solo nazionale, che a volte si trascinano negli anni. Noi naturalmente siamo al fianco dei territori per provare a risolvere questi problemi, ma io credo anche questo, e chiudo davvero, cioè il Partito Nazionale deve improntare la sua azione alla sobrietà, alla correttezza, alla serietà, raccogliere le risorse e trasformarle in attività politica, perché quella è la nostra missione, e quando aiuta i suoi livelli locali, che sono autonomi dal punto di vista statutario ma anche finanziario, lo deve fare con grande attenzione, ma richiedendo anche lo stesso atteggiamento e la stessa serietà. E deve aiutare i territori, ad esempio, su uno dei temi che è stato sollevato nelle domande, e cioè nel far rispettare le regole agli eletti, sempre. Cioè non esiste che un eletto del Partito Democratico non rispetti la regola del contributo. E quando questo non lo fa, deve essere naturalmente richiamato a questo rispetto, e deve essere affiancato, segretario di circolo, provinciale e regionale, anche dalla struttura nazionale, perché
si abbia giustizia nel rapporto con questo eletto, perché non esiste. Adesso lo dico perché una delle altre cose che abbiamo dovuto fare anche a livello nazionale è recuperare crediti che si sono accumulati negli anni passati di eletti che non hanno ottemperato fino in fondo ai loro doveri, e lo stiamo facendo con determinazione e senza sconti, perché Certo. appunto, diciamo, diamo l'esempio da questo punto di vista e siamo al fianco dei territori. Mi fermo. Grazie mille per, diciamo, l'introduzione estremamente esaustiva. Io mi collegherei proprio a quest'ultimo punto perché, per quanto si pensi che finanziare e organizzare il partito, possa essere una questione tecnica, implica però appunto delle questioni, delle scelte di tipo politico. E gli ultimi aspetti che hai trattato sono di tipo in termini di educazione proprio e di una certa cultura che in un certo senso in questi mesi con delle scelte di tipo politico si stanno accompagnando perché probabilmente appunto il fatto di non avere sconti per nessuno, di non avere due pesi e due misure, ma di essere tutte e tutti trattati in ugual misura è anche questa una, diciamo, una scelta di tipo politico. Noi abbiamo una serie di domande alle quali in parte hai già risposto nella tua premessa, però direi che possiamo dare voce e spazio a chi si è prenotato, così appunto per rispondere a qualcuno da remoto. So che hanno alzato la mano, quindi io direi di recuperare subito e dar la parola a Giliberti. Quindi chiedo alla regia un attimino di sostenerci anche da questo punto di vista. Mi raccomando, gli interventi estremamente rapidi, sintetici e soprattutto domande, non interventi. Ah, una domanda, ok. Io sono Anna Drupp, del Circolo della Bolognina di Bologna. Sì, allora lo formulo come domanda. Io lavoro alla base, la raccolta fondi è molto importante. Sono sicura che c'è un patrimonio di idee che però ignoriamo perché manca una struttura o un punto dove vengono raccolte tutte queste cose. Quindi io personalmente vorrei una gradirei avere una piattaforma dove vengono raccolte le cosiddette best practices, che cioè le migliori esperienze che fanno i nostri gruppi, i nostri circoli, e soprattutto i dettagli, cioè spesso magari abbiamo una buona idea, però ci mancano alcuni ciliegini sulla torta per rendere la cosa molto, molto appetibile. Non abbiamo fundraiser, suppongo, in questo partito, non abbiamo event managers, quindi siamo un po' lasciati soli. Sarebbe possibile raccogliere le idee? Sarebbe utilissimo, secondo me. Grazie, grazie per la domanda. Quindi in un certo senso anche un accompagnamento rispetto a come stilare. Sì, perché siamo lasciati un po' soli. Sì, Ok, sì, sì. grazie, grazie mille. E allora, provo a attivare io l'audio a Paolo Scudo. Raccogliamo una serie di domande, poi rispondiamo. Prego. Guarda, buonasera. Io chiedo semplicemente di capire come voi immaginate che si possa gestire un circolo se le quote che ci sono state trasmesse, o che ci dovevano essere trasmesse dal centro per il tesseramento, sono inferiori per ogni tessera a 3 euro. A tessera, perché dalla corrispondenza che io ho avuto con il tesoriere, io sono il segretario del circolo di Pellaro in provincia di Reggio Calabria. Ora, dalla corrispondenza che io ho avuto e sono disponibile a produrvela, praticamente noi dovremmo per ogni tessera ricevere dal partito un
dal Partito Centrale una somma attorno ai 3 euro. In passato noi siamo andati avanti con delle somme che erano di circa 10 euro ad iscritto e in qualche modo, anche con le iniziative interne, noi riuscivamo a far fronte. Tenete conto che io c'ho che il circolo dove io opero è il circolo, l'unico circolo, tra l'altro, con una sua sede a Reggio Calabria, nel comune di Reggio Calabria. Con 10 euro a testa riuscivamo in qualche modo e con un contributo che noi davamo ad andare avanti. Così, con 3 euro a tessera, è chiaro che noi non riusciremo, a parte che non ci vengono trasferiti i fondi ancora noi aspettiamo il 2021 e il 2022, non so poi se c'è un problema con il regionale, un problema con il cittadino, con la segreteria metropolitana. Per cui diventa impossibile mantenere un circolo aperto. Grazie, Perché grazie mille. solo questo, guarda, Poi io la domanda. rispondo Ok, chiaro. rigorosamente al Grazie. tema. Grazie Paolo. Allora, andiamo avanti con Demetrio. Chiediamo di attivare l'audio. E man mano vi chiedo di tirar giù la mano così non perdiamo di vista chi ce l'ha sulla. Ok, grazie. Qua loro devono accettare, giusto, Sì, di attivare l'audio. Quindi man mano che noi vi chiamiamo, voi dovete accettare di attivare l'audio. Niente, allora andiamo avanti col signor Walter. Gli chiediamo di attivare l'audio. Ecco, prego. Ci sente? Noi non la sentiamo, quindi non so se ci sia un problema di collegamento di microfono. La vediamo parlare, ma non la sentiamo. Non la sentiamo. Se riesce a collegare un microfono, magari, se riuscisse a collegare un microfono, potremmo un attimo riprovare. E direi di andare avanti col signor Antonio? Sì? Allora aspetti che diamo l'audio, prego. Mi sentite? Sì, la sentiamo, prego. Perfetto. Mi ha fatto molto piacere sentire il senatore che si riferiva al nostro patrimonio di dati come uno dei punti centrali per la nostra attività politica e anche finanziaria. Sono assolutamente convinto che è così, e ritengo che questi dati, in particolare quelli di tutte le ultime consultazioni che abbiamo avuto, primarie in particolare, debbano essere messi a disposizione anche dei circoli. Io sono componente del direttivo di un circolo romano della Valduina e sentiamo molto la mancanza della possibilità di conoscere in modo dettagliato quello che è il nostro patrimonio di potenziali elettori. Noi, attraverso le primarie, abbiamo avuto la possibilità di raccogliere una serie di informazioni, a parte i dati fissi, no? Io ho un'esperienza di marketing pregressa, quindi so quanto è importante poter conoscere il proprio mercato. Noi conosciamo anche il numero di telefono, l'indirizzo mail e tutte queste informazioni possono essere assolutamente preziose per un'attività di coinvolgimento. Voi sapete meglio di me che per avere un rapporto proficuo con il proprio elettorato bisogna soprattutto dare valore, dare informazioni utili, spunti di riflessione. E tutto questo poi generano col tempo anche consenso, partecipazione, coinvolgimento, attivismo, che hanno tutto ciò a dei riflessi anche economici evidenti. Vorrei capire come mai abbiamo delle difficoltà a poter disporre di queste informazioni. Grazie, grazie mille per la domanda. Allora, direi di andare avanti.
Stefania, spagnolo, Sì, prego. salve. Vorrei, diciamo, sono molto d'accordo con quello che è stato detto poc'anzi, per cominciare, e quindi vorrei, diciamo, sottolineare ulteriormente le considerazioni del signore che mi ha preceduta. Io sono un componente del direttivo di Lecce e inoltre volevo chiedere se è possibile immaginare un modo di uniformare le pratiche, quelle banali che dovrebbero essere comunque comuni a tutte le unità organizzative, ai circoli fondamentalmente. Per esempio, un circolo che deve gestire risorse, perché non, diciamo, centralmente imponiamo o costringiamo o imponiamo, diciamo, la buona pratica di avere dei conti correnti che siano in qualche modo ovviamente noti al sistema nazionale e poi ovviamente, diciamo, all'interno delle strutture locali, in modo tale che in qualche modo siano forzate ad essere, a funzionare naturalmente tutti i meccanismi che sono previsti per, la raccolta di risorse, a partire dagli iscritti e così via, in modo tale che non sia possibile giustificare eccezioni, e che sia in qualche modo tracciabile ovviamente e naturalmente, l'attività di raccolta di risorse finanziarie delle singole, diciamo, delle unità. Inoltre, a proposito della pubblicità di dati, ritengo, cioè io trovo che ci sia un problema, diciamo, che tipicamente viene mascherato o comunque, diciamo, ha a che fare con questioni di privacy, riguardo per esempio anche semplicemente agli iscritti alle varie strutture locali. È chiaro che questi dati, diciamo, insomma, non è necessario che siano sbandierati dappertutto, però devono essere comunque facilmente accessibili per un iscritto. Un iscritto deve poter conoscere chi sono gli altri iscritti della sua stessa unità. Questa è una cosa, diciamo, che credo sia, diciamo, nella trasparenza delle strutture e che faciliterebbe appunto la comprensione della comunità, la conoscenza della comunità e anche insomma, lo sfruttamento di tutte quelle che sono le risorse possibili in quella comunità. Grazie. Grazie, grazie mille. Direi che possiamo andare avanti, procederei con Niccolò Camponi. Sì? Prego? Funziona? Sì, Sì, mi sì, sentite? sì. Scusate, in contemporanea stiamo Mi votando anche. raccomando, la sintesi che abbiamo veramente Sì, tante esatto. domande. Allora, prima domanda, volevo sapere se noi pensiamo di rivedere le quote delle tessere perché siamo forse l'unico partito che appartiene al socialismo europeo che applica la flat tax sul tesseramento, cioè 15-20 euro uguali per tutti gli iscritti e non scaglionate in base al reddito. Seconda cosa è se pensavamo di introdurre un sistema di pagamento automatico della tessera e quindi magari riparametrarlo in base mensile con l'addebito diretto, come io ho avuto esperienza quando militavo nel Partito Laburista. E terzo elemento, se pensavamo, e questo è un tema che riguarda gli eletti e io ne faccio parte, l'obbligo dell'addebito diretto per il pagamento sui conti per tutti gli eletti. E in ultima istanza, un tema che poi ho portato avanti e su questo la Federazione di Roma è riuscito, come dire, ad applicarlo, quello di avere un unico modello di rendicontazione dei conti per tutti i circoli. Grazie. Grazie, grazie mille. Allora, Massimo Peruzzi, proviamo ad attivarle l'audio, prego. Salve, buonasera, mi sentite? Buonasera, sì, la sentiamo. Allora, io sono del tutto favorevole a una oculata, come dire, operazione di management sulle entrate di un partito in maniera trasparente, in maniera virtuosa. Però quello che mi preoccupa molto di più è il fatto, io per esempio vengo da un circolo di Aprilia,
un comune con più di 70.000 abitanti, non abbiamo amministratori locali, veniamo da un governo civico di una quindicina d'anni e quindi non abbiamo nemmeno una sede perché non abbiamo nessuna entrata, eccetera. E quindi quei pochi soldi che entrano col tesseramento, insomma, vengono spese così, magari per qualche evento, qualche manifestazione, qualche se, manifestazione di interesse su sensibilità tematiche del momento. Però quello che trovo veramente preoccupante, perché io sono 30 anni che milito nel partito, diciamo da quando era altro, mettiamola così, ho visto in questi miei 30 anni di militanza, da iscritto, appartenente al circolo, al direttivo, eccetera, sempre delle intelligenze sacrificate all'ignoranza. L'ignoranza di chi aveva le tessere, di chi aveva, diciamo, i voi, quell'elettorato sicuro. Io dico che questo è molto preoccupante, e questa cosa preoccupante l'ho anche rivista in termini regionali, perché noi nella Regione Lazio abbiamo avuto una corsa alla segreteria dove non c'è stato un fermento, dove non c'è stata una contrapposizione, dove addirittura si è tentato di escludere l'unico che si era fatto capace di dire sì, siamo in due almeno a sfidarci, insomma, alla fine. Non è che poi addirittura abbiamo avuto l'exploit del convertimento del candidato alla presidenza della regione in maniera così tutta sottovoce, tutti non si sono permessi di dire una parola, eccetera, e questo 2 settimane dopo ha cambiato pure partito. Io questo direi che il vero problema non è tanto le entrate, quante ne sono, o magari se mi aumenteranno del 10%, del 5%. Cioè, il vero problema è non andiamo a sacrificare le intelligenze, le capacità, le competenze libere, umili e che hanno voglia e non smettono mai di imparare e che non smettono mai di creare empatia e di tenere vivi tutti i circoli che abbiamo noi negli 8.200 comuni d'Italia, se non in tutti, però nel 70-80% ci siamo. Io dico non buttiamo via quelle, perché noi dobbiamo avere un partito, secondo me, Peruzzi, le chiedo la domanda perché abbiamo veramente una serie di persone collegate. per chiudere voglio dire questo. La vera nobiltà di questo partito sono le persone che danno un contributo e che non ricevono un euro da questo partito. Questo è il patrimonio con cui vive questo partito. Quindi diamo dignità alle persone e magari la mia idea è quella di fare un comitato per garanti nazionali che volta per volta, almeno nei grandi circoli superiori a 50.000 abitanti, vanno e vedono la situazione com'è. Vedono se le intelligenze stanno al posto giusto e vedono se ci sono delle intelligenze, delle capacità da valutare e da portare anche a livello regionale o nazionale. Grazie, grazie, grazie mille. Allora andiamo avanti e vi chiedo di fare delle domande, se no sono tenuta poi a mutarvi e mi dispiace molto. Nicola Cicchitti. Sì, eccomi, buonasera. Mi sentite? Sì. Ecco, buonasera. Io sono, diciamo, componente della segreteria del Circolo Il Cervignano del Friuli. Volevo fare una domanda. Uno, se pensate di analizzare la situazione delle entrate, quindi lato finanziario, ma anche lato economico, a livello di consolidato. Nel senso che io non credo si possa scindere o comunque analizzare dividendo il bilancio del nazionale, tra virgolette, e non considerando poi diciamo, gli altri documenti a livello regionale. Quindi non so, si potrebbe fare un primo consolidamento a livello regionale e dopo un secondo consolidamento tra regionale e nazionale. Perché fondamentalmente è vero sì che esistono delle organizzazioni, diciamo, separate, le varie direzioni, insomma, le varie articolazioni, però poi l'attività politica la si svolge sul territorio, non è che l'attività del nazionale si svolge a Roma, nel Lazio, e poi sulle altre sedi non succede niente. Ecco, secondo me una visione d'insieme a livello di consolidamento sarebbe importante. Poi, per quanto riguarda la destinazione del 2 per 1000, non credo corretto
che il delta di cui ha parlato il senatore poco fa venga ridistribuito. Forse bisognerebbe considerare diciamo una ridistribuzione in base al criterio di residenza. Capisco che questo significherebbe svuotare le casse del nazionale, però magari riorganizzare non considerando soltanto il delta di cui avete parlato, secondo me sarebbe più opportuno. E aggiungo grazie. Vi abbiamo chiesto domande, però non opinioni e considerazioni, altrimenti non finiamo. Grazie. No, andiamo avanti un attimo, perché ne abbiamo veramente tantissime. Salvatore Messina, se riusciamo ad attivarlo, vi chiedo di porre delle domande, dei quesiti al senatore. Abbiamo l'opportunità di averlo qui con noi, quindi raccogliamo delle domande. Salvatore Messina, se riusciamo ad attivargli l'audio. Sì, si è riuscito a recuperarlo? Sì, mi sente? Sì, la sentiamo, prego. Ecco, allora Messina, ti chiamo da Bardolino, un piccolo comune qua nel Veneto. Ben trovato. Ecco, è una piccola mosca bianca circondata da leghisti, forzisti e via dicendo. No, l'unica cosa che io mi interessava dire era sul funzionamento del partito, perché nelle sede di partito a livello regionale non ci sia la permanence come in Francia del deputato e del senatore, in cui l'iscritto oppure il cittadino possa venire a trovare il deputato e il senatore. Magari non è che si tratta di fare clientelismo, si tratta di essere a contatto e vedere realmente il problema con il cittadino sul territorio, in particolare in un territorio dove qua è predominante la Lega e Forza Italia e tutto quello che volete. Ecco, solo questo. Chiaro, benissimo, Grazie. grazie mille. Questo è proprio un bisogno territoriale, grazie. Allora, direi di andare avanti. Mattia Specchia da Barcellona. Qui. Prego. Ciao, mi sentite? Sì, Sì, salve, sentiamo, buonasera. ciao. Ciao, niente, sono anche argentino, vivo a Barcellona, eccetera, eccetera. Mi accento già Ben trovato. argomento abbastanza. E la mia domanda ha a che vedere con la mia propria condizione è anche una data precisa che sono le europee. Come si andrà avanti in questa dimensione, di quello che stiamo parlando adesso, in quanto riguarda le strategie con i circoli all'estero? Date le nostre particolarità, perché la maggior parte, se non sono tutti i partecipanti ai circoli, siamo volontari. Dopo ci sono delle alleanze con i partiti locali, eccetera, eccetera. E da almeno l'informazione che ne ho io, non c'è, non ne ho. Non ne ho notizie e ho paura, condivido, ho paura che accada lo stesso delle ultime politiche in termini della tempistica e dopo arrivare in tempo, eccetera. Grazie. Grazie, grazie. Buongiorno. Allora, da Barcellona Mattia Specchia era il signore, sì. E Romeo Camoletto, prego. Sì, la sentiamo. Ok, domanda velocissima. Lei ha detto che appunto una parte dei fondi del PD sono utilizzati per pagare i dipendenti del Partito Democratico. Volevo sapere nello specifico di cosa si occupano questi dipendenti. Basta. Grazie, domanda puntuale. Sì? Sì, esatto. Proviamo il signor Stefano Ciccone, prego. Salve, no, io volevo ricalcare un attimo le due cose che ha detto il compagno Antonio Capocasa e l'altro che era iscritto al Partito Laborista. La Sono domande? domanda è esattamente questa: visto che c'è un Partito Laborista Socialdemocratico che è tra i più grossi in Europa, che ha affrontato con successo il tema della protezione dei dati, potendo usare in maniera molto efficace i dati, come mai non si copia e non si fa un benchmark di questo partito, sia dal punto di vista del finanziamento tramite il tesseramento, come suggeriva anche il compagno di prima, con i 2 euro, i 3 euro al mese, anziché un una tantum fatto così, come mai non si usano i dati che permettono di vincere le elezioni e invece per venire... Come mai non si,
capitalizza sul numero degli iscritti che stanno scendendo ed è stato in maniera anche diciamo abbastanza sciagurata utilizzato questo sistema di tesseramento elettronico che sembrava che ci desse fastidio di avere tanti iscritti e invece adesso ne abbiamo la metà di quanti ne avevamo nel 2019, questi sono tutti soldi in meno. E il Partito Laburista ha credo 400 impiegati a tempo pieno e noi ci troviamo a 65 con quelli che avevamo 300.000 cose. Quindi c'è un problema di management, non c'è un responsabile del fundraising. La domanda è: che aspettiamo a mettere uno che fa benchmark del Partito Laburista e si occupa di fundraising a tempo pieno? Quello si paga da solo, bisogna investire, non licenziare. Grazie. Ok, grazie mille. Mi ricordo il nome di questo? Stefano Ciccone. Stefano. Sì. Allora ne abbiamo veramente tantissime, proviamo a raccoglierne alcune, poi adesso vi scriviamo anche in chat la mail diretta del Dipartimento del Senatore con cui potrete interagire se insomma se d'accordo. Direi di raccogliere gli ultimi e poi volgiamo verso la conclusione così diamo spazio per le risposte. Marta. Solo Marta. Buonasera, sì, non ho scritto il cognome, Marta Cantarale, chiamo da Foggia. Sì. In pratica ci sono state le elezioni da poco, un comitato elettorale in seguito alla vincita del Partito Democratico di due ragazzi giovanissimi consiglieri. Per costituire il circolo PD, perché era la promessa che era stata fatta, che se avessero vinto avrebbero il comitato sarebbe stato trasformato in circolo. Qual è la procedura? La domanda. Grazie. Grazie Marta. Allora, proviamo ad andare in ordine. Gabriella Cafaro. Prego. Le ridiamo la possibilità di attivarsi. No, deve accettare e non. Ecco, pronto, mi sentite? Prego, sì, così la sentiamo. Grazie, io chiamo da Monza, sono la tesoriera del PD di Monza. La mia domanda è una campagna di finanziamento, cioè quali sono le modalità per attivare, per creare, per una campagna di finanziamento ad hoc sul PD di Monza, per esempio, nel mio caso, oppure addirittura su un evento particolare, cioè vogliamo organizzare l'evento XY tra 6 mesi e vorremmo fare una raccolta fondi specifica su quell'evento. Quali sono le procedure? Grazie. Perfetto, grazie mille Gabriella. Allora, recuperiamo gli ultimi, perché dopo il signor Walter voglio recuperarlo, ci proviamo. Ferdinando Chiaromonte. Mi sentite? Sì, grazie. Sì, la sentiamo. Chiamo da Roma, sono un membro del direttivo di un circolo romano e un delegato all'assemblea cittadina. Ben Faccio provato. Parte inoltre, presentandomi, del coordinamento di una rete di iscritti e circoli dalla Puglia alla Lombardia che ha avviato una serie di richieste ai candidati e alla nuova segreteria sostanzialmente centrate sul problema di che tipo di democrazia c'è in questo partito e perché non ci spostiamo verso una democrazia partecipativa, una democrazia deliberativa. Le domande che abbiamo anche formulato in questi documenti che abbiamo inviato alla segreteria. Uno, perché è stata eliminata la piattaforma delle Agorà, che era uno degli strumenti attraverso i quali era possibile che gli iscritti entrassero in contatto tra di loro, si scambiassero opinioni, elaborassero dei pensieri e delle proposte. Due, tocco un tema toccato già da molti altri, quello dei primaristi. Noi stiamo combattendo da immediatamente dopo il congresso nazionale e quindi con le primarie, con i primaristi che ci sono stati, per avere dalla Federazione Romana i nominativi, gli indirizzi, la possibilità di entrare in contatto, se no questi sono ritornati, ma noi praticamente li cacciamo via, perché non facciamo nessun tipo di rapporto. Abbiamo ricevuto continui rifiuti. E poi però ci sono dei regolamenti, il nazionale ha un suo regolamento, il romano ha un suo regolamento, perché il nazionale non si muove su questo terreno impostando una politica di
diciamo così, apertura dell'anagrafe degli elettori, naturalmente con tutte le garanzie di privacy che occorrono. Grazie. Perfetto, grazie mille Ferdinando. Allora, di recuperare gli ultimi, Omar Cani, prego. Sì, buonasera a tutti, mi sentite? Sì, la sentiamo, prego. Perfetto, chiedo scusa se tengo disattivato l'audio, ma almeno una qualità di video migliore. Domanda molto semplice, breve. Per quanto riguarda, faccio il mio intervento dalle Marche, San Costanzo, un paesino in provincia di Pesaro Urbino. Siamo un paese sotto i 5.000 abitanti, quindi faccio un po' da portavoce dei piccoli circoli su tutto il territorio, dove effettivamente chiediamo a gran voce maggiore liquidità per quanto riguarda il riconoscimento delle tessere, perché effettivamente non possiamo permetterci delle sedi, anche quando facciamo iniziative dobbiamo andare poi a pagare l'affitto delle sale. Proprio su questo volevo dire, quando abbiamo il rimborso delle tessere, chiaramente condivido che per un discorso di tracciabilità e quant'altro vengano chiesti i conti correnti bancari, però effettivamente anche con canoni di 2 euro, per esempio, che sembrano ridicoli al mese, però comunque sono 20, 35, 25, 30 euro all'anno che il partito deve sborsare di tasca propria. È possibile che il Partito Democratico Nazionale riesca, questa è la domanda, a fare degli accordi con alcuni istituti bancari affinché si possa ottenere dei conti correnti gratuiti per i circoli, almeno quelli più piccoli come noi che sono un po' più in difficoltà? Grazie. Ok, grazie mille. Questo è molto puntuale, tra l'altro era presente anche nelle domande che abbiamo raccolto. E direi gli ultimi due, quindi Ottavio Romanelli. Mi sentite? Sì, la sentiamo, prego. Sì, allora, io sono di Sassano, provincia di Salerno, anch'io piccolo comune sotto i 5.000 abitanti. La mia domanda è questa: è possibile realizzare una piattaforma dove i segretari di circolo possono accedere e vedere tutti i propri iscritti e le relative quote di adesione, cioè nel senso se hanno effettuato il pagamento oppure no nell'anno in corso? Che è una problematica che io riscontro anche in un piccolo comune, non riesco a sapere i tesserati se hanno versato le quote oppure no, mi arriva soltanto il resoconto dalla federazione provinciale. E poi se era possibile avere un contatto diretto con l'organizzazione da dove inviare email per richiedere eventuali materiali se servono per iniziative o dato. Grazie. Certo, certo, assolutamente, grazie a voi. Allora recuperiamo l'ultimo, ci terremmo che a dare voce al signor Walter Cianfanelli. Buonasera. Sì, la sentiamo. Buonasera, mi sentite? Sì. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie di avermi recuperato, che tra le altre cose è anche molto molto simpatico, battuta. Volevo salutare anche Michele, che tra le altre cose ha avuto un bel discorso a Palestrina, io facendo parte della Commissione Economica e Bilancio ero al tavolo dell'economia, quindi con Michele abbiamo fatto affrontato a Palestrina per il provinciale di Roma un bel tema sull'economia. Ritornando invece al discorso più importante riguardo il finanziamento dei partiti, ho sentito chi mi ha preceduto che ha parlato esclusivamente, in modo particolare, è giusto che sia così, delle nostre problematiche interne. Ma la domanda che io mi pongo è il discorso invece del finanziamento a livello nazionale. Noi abbiamo un sistema che, tra altre cose, non è vero che lo Stato non sovvenziona i partiti, li sovvenziona in maniera minore. Ho preso dei dati del 2022, la Camera e i gruppi parlamentari hanno preso 31 milioni, il Senato ne ha presi 22, quindi è chiaro che un finanziamento, anche se indiretto, c'è. Il problema qual è? Il problema è uno: non dobbiamo sempre, dal mio punto di vista, spremere chi come me, ma come chi mi ha preceduto e come tanti iscritti, col suo impegno mensile o anche annuale riguardo alla tessera, cerca di contribuire a questo partito. Il problema è a monte, come se noi volessimo andare a 220 km all'ora con la 500, per andare a 220 km all'ora devi avere la Ferrari, quindi è chiaro che devi avere la benzina, che sono i finanziamenti. Il problema italiano è sempre lo stesso, sono le lobby, perché il 2 per 1000, e chiudo, si potrebbe portare magari con un accordo nazionale per quanto riguarda il coinvolgimento di tutti i partiti, portarlo magari al 3 o al 4 per 1000, coinvolgere altre attività per poter avere dei finanziamenti, perché se no questo sistema noi non usciremo mai. Okay. E come chi mi ha preceduto ha detto, raccogliamo questa proposta in termini di domanda. Dicono grazie, che perché non abbiamo più tempo e
e soprattutto abbiamo il senatore che deve raggiungere il Senato per un impegno già prefissato. E ci scusiamo davvero tantissimo con tutte le persone che hanno alzato la mano. E, diciamo che le domande che sono in chat sono registrate, perché questa riunione è tutta registrata, per cui avremo modo di recuperarle e ci prendiamo, insomma, diciamo così, il compito e l'impegno di rispondere e di mandare le risposte alle persone che avevano anche segnato delle domande nel modulo dell'iscrizione. Ora direi di dare spazio per quanto possibile al senatore rispetto alle risposte che è possibile mettere in campo a queste domande. Prego. Grazie. Intanto a Michele, se possibile, ho sentito così tante volte la parola senatore e mi imbarazza, no? Allora, tre premesse. Uno, volentieri torniamo a confrontarci, perché ho capito che c'è molta voglia di chiedere, di capire, di approfondire, e su alcune cose io vorrei molto insistere, anche nello spirito della formazione, perché io penso che noi dobbiamo capirci meglio, riorientare meglio anche le nostre energie. Su qualcosa dirò. Chi non ha potuto fare la domanda mi scriva tranquillamente, ma organizziamo anche incontri nei territori. Mi è capitato nella stagione delle feste dell'unità di fare tanti incontri, volentieri, come ho fatto già in questi mesi, seminari con i tesorieri, le tesoriere, i segretari, gli organizzatori nel territorio, da solo, in coppia, perché una parte delle domande naturalmente sono oggi rivolte a me, ma sono competenza dell'organizzazione. Igor Taruffi, che ho sentito sì, qui, avremo sentito modo dopo, di fare un webinar anche specifico con lui, certo. È evidente che l'organizzazione e la tesoreria sono due modi diversi di chiamare più o meno le stesse attività, quindi facciamo anche incontri, seminari di formazione nel territorio, così approfondiamo. Ora risponderò a qualche alle domande che sono state fatte, diciamo mettendo insieme sia quelle scritte sia quelle che ho ascoltato qui. Però fatemi dire questo: la cosa più importante è il 2 per 1000. Non so come dirvelo in modo più chiaro e netto, insisterò, lo dirò alla fine adesso, ma voglio all'inizio dire che è la cosa più importante. È la cosa più importante per il futuro del nostro partito in tutte le sue articolazioni, compreso i circoli. Se noi saremo in grado di interpretare questa fonte di finanziamento, sarà la principale, più di tesseramento, di fundraising, di tutto quello che volete. Lo dirò alla fine, ma voglio dirlo all'inizio, perché è chiaro che molte domande riguardano il tesseramento, certo, l'utilizzo dei dati, che sono questioni importantissime, poche riguardano il 2 per 1000, per quello che dicevo introducendo, e cioè che è stato purtroppo, per responsabilità di tutti, visto sostanzialmente come uno strumento di esclusivo finanziamento della politica nazionale. Nonostante ovviamente riguarda tutte e tutti noi, cioè queste 550.000 persone che indicano l'M20 nel 2 per 1000 sono i nostri iscritti, i nostri circoli, i nostri territori. Tesseramento. Ora, intanto qualcuno ci ha scritto: ma ci sarà una deroga alla fine del tesseramento? Mi diceva Igor, molto probabilmente sì, perché c'è una richiesta che viene da più parti, perché veniamo da un anno congressuale, quindi è evidente che bisogna concludere questo lavoro. Io credo, a proposito di quando vengono restituite le risorse, eccetera, innanzitutto che bisognerà semplificare questo meccanismo che noi abbiamo ereditato, fare un nuovo regolamento su cui Igor sta lavorando e noi con lui. Io penso che sia giusto che una quota del tesseramento sia anche pensata come meccanismo solidale per tutti i livelli, ma è la prima fonte di finanziamento dei nostri circoli. Costruire un meccanismo troppo farraginoso e burocratico, che deve fare un giro lungo, io credo che non sia molto, molto utile. Tuttavia, la prima cosa che abbiamo fatto appena siamo arrivati qui è restituire immediatamente le risorse ai territori, a livello naturalmente provinciale per lo più. Qualche volta, quando c'è stato un accordo tra province a livello regionale, il ritorno poi dai livelli provinciali ai livelli di circolo non dipende da noi, però sostanzialmente posso dire che noi immediatamente abbiamo restituito in due tranche circa 2 milioni di euro di un tesseramento di coloro che hanno, diciamo, avuto questo meccanismo di tesseramento che non riguarda tutto il paese. Quindi quando al singolo circolo mancano risorse di ritorno del tesseramento, debbono rivolgersi alla struttura provinciale, perché senza dubbio quella struttura da noi l'ha ricevuta.
Qualcuno ha parlato di centri di costo, ma anche adesso convenzioni con istituti bancari. È un terreno su cui dobbiamo lavorare. Ad esempio, io l'ho fatto sul tema dei sondaggi, che è uno strumento che spesso viene utilizzato anche nei nostri territori per capire come approcciarsi alle elezioni, ma fare convenzioni, creare meccanismi che poi si trasferiscono ai territori è senza dubbio utile, anche a partire dalle interlocuzioni degli istituti bancari. Lo prendo più che come una domanda, un ottimo suggerimento, un ottimo terreno di lavoro. Formazione politica, quello di cui si occupa Marva. Io penso che noi dovremmo, oltre che investire sulla formazione politica di più in generale, perché quello aiuta anche lo specifico del lavoro di cui stiamo parlando, perché formare gruppi dirigenti, classi dirigenti, significa anche formare persone che sono in grado poi di gestire dal punto di vista finanziario, economico, organizzativo e comunicativo una struttura di partito, ma nello specifico lavorare a corsi di formazione, ad esempio di fundraising, è molto importante, perché noi su questo abbiamo una prateria enorme e abbiamo sostanzialmente pochissimi esempi di un'attività di fundraising avanzato. Quindi formazione specifica, certo. Anche un filone specifico della formazione che segue Marva, che sia insieme alla tesoreria pensata per aiutare coloro che si occupano di raccolta fondi o di migliore gestione dei fondi. Eletti, bisogna fargli rispettare le regole, bisogna far funzionare le commissioni di garanzia, che spesso vengono considerate come accessorie, invece io le considero nel funzionamento di un partito centrali, perché le commissioni di garanzia aiutano a far sì che un partito sia sempre sano nel rispetto delle regole. Si diceva il rapporto tra nazionale e territorio. Ora faccio un esempio per capirci: noi siamo un unico partito. Quando noi facciamo una manifestazione come quella di Piazza del Popolo e siamo in grado, anche in ragione delle nostre politiche finanziarie, di farci completamente carico dell'organizzazione della manifestazione, ad esempio mettiamo a disposizione gli autobus o i treni per raggiungere la manifestazione, e lo fa, a differenza delle ultime manifestazioni degli ultimi anni, noi facciamo due cose. Uno, diamo la possibilità ai territori di partecipare a un grande evento nazionale senza svenarsi, magari togliendosi risorse che gli servono per fare attività politica nel territorio e elezioni. Creiamo un evento che, come quello che abbiamo fatto, va bene. Quando un evento nazionale o un partito nazionale, lo dico in memoria anche della mia esperienza di dirigente locale, quando un partito nazionale va bene, c'è naturalmente un riflesso positivo anche nella nostra attività nei territori. Quando un partito nazionale va male nei sondaggi, sbaglia attività politica, fa campagne politiche sbagliate, ha una linea politica incerta, è evidente che c'è un riflesso negativo automatico sui territori. Non esiste che dal punto di vista politico un partito nazionale che non funziona poi possa essere riequilibrato a livello territoriale. Ecco perché quello che noi dobbiamo chiedere al partito nazionale è che sia forte, perché questa forza ha un riflesso positivo nei territori. Dobbiamo naturalmente strutturarci con questo obiettivo. Quello che è stato detto io lo traduco così: c'è bisogno anche di un nuovo partito digitale, ci stiamo lavorando. Devo dire che noi abbiamo strumenti digitali più avanzati degli altri partiti, ma naturalmente possiamo fare di più, risolvere i problemi, essere più attrezzati, e lo dobbiamo fare. E dobbiamo lavorare sul nostro patrimonio di dati. Ora, quello che è stato chiesto è sacro, Antonio, Stefano, molti, è sacrosanto, cioè come facciamo a utilizzare i dati dei nostri iscritti primaristi eccetera anche a livello di circo. Come sapete, la legislazione sulla privacy è una cosa seria e si inciampa spesso e volentieri, e quando si inciampa si prendono multe salatissime. Lo dico anche perché ne rispondo personalmente, certo. quindi c'è il tema. Noi stiamo lavorando alla cosiddetta cotitolarità, cioè noi abbiamo negli anni raccolto dei dati di coloro che partecipavano alle primarie, però chiedendo sostanzialmente a coloro che firmavano quel modulo sulla privacy di vincolarsi solo a livello nazionale. Questo ovviamente ci ha impedito negli anni di consentire ad altri di utilizzare quei dati, anche perché se ci pensate, se tutti utilizzassero quei dati, una persona potrebbe ricevere decine di informazioni e a quel punto dire: vabbè, io non ho dato la disponibilità che mi arrivassero informazioni da tutte le parti. Noi dobbiamo costruire un meccanismo di cotitolarità che ci consenta di superare in modo equilibrato, serio, questo problema e poter usare questi dati in modo equilibrato e serio, cioè facendo sì che comunque poi colui che c'ha, o colei che ci ha lasciato i suoi dati e che ha detto voglio ricevere informazioni non sia travolto
da 100 informazioni dal livello nazionale, regionale, provinciale, circolo, dipartimenti, eccetera. Però questo tema che voi avete posto è un tema su cui noi stiamo lavorando con i nostri avvocati e i nostri esperti di privacy. La piattaforma eventi c'è, a proposito della prima domanda sulle buone pratiche, l'abbiamo ad esempio sviluppata molto nell'estate militante. La possibilità di caricare un proprio evento significa anche un po' generare un meccanismo di diffusione di buone pratiche. Dobbiamo insistere, questa è una delle tessere di un partito digitale che dobbiamo fare. Qualcuno ha detto tessere, voti e non idee. No, noi restiamo un partito delle idee. Poi l'Agorà, ad esempio, sono state uno strumento che è iniziato e finito. Possiamo utilizzarne altri, ma comunque siamo un partito in cui un'idea forte, un'idea che funziona, è considerata per quello che è, cioè per un'idea che funziona, un contributo alla nostra discussione democratica. Non siamo né un tesserificio né un votificio, e su questo vorrei rassicurare il fatto che ovviamente siamo un partito che pensa che la qualità sia sostanziale. I parlamentari devono garantire la loro presenza nella sede, mi pare una regola che va rispettata e che va sollecitata alle strutture territoriali. Io penso che a loro volta i parlamentari hanno tutto l'interesse ad essere corpo vivo del partito e non essere alieni. Bisogna investire nei circoli all'estero, è una giustissima richiesta, soprattutto in vista delle europee, ma a prescindere, anche insieme ai nostri parlamentari eletti all'estero, come è noto, noi siamo il partito che ne ha eletto il maggior numero. I nostri dipendenti, ho citato all'inizio dei numeri, i nostri dipendenti a livello nazionale, guardate, vengono da un'esperienza molto antica. Alcuni di questi sono esperti di comunicazione, giornalisti, grafici, che ci consentono di avere tutto quello che vedete in termini di campagne di comunicazione giorno per giorno. Basta andare sui nostri canali social, sul nostro sito, ma che seguono la nostra presenza sulle TV, sui giornali, che vi assicuro un lavoro molto impegnativo, soprattutto quando in questo caso tu hai un governo che ha occupato militarmente le TV e rischia di travolgerti perché tu sparisci. C'è una parte consistente che riguarda l'organizzazione, proprio i temi di cui abbiamo discusso qua, a fianco ad essa l'amministrazione, la tesoreria. C'è una parte che riguarda la logistica, ovviamente, o la sicurezza, l'abbiamo visto quando abbiamo lavorato alle organizzazioni. C'è una parte dei nostri dipendenti che si occupa proprio della gestione e dell'immissione dei dati, e poi coloro che si occupano a vario titolo, dal punto di vista della segreteria, dell'elaborazione, eccetera, dell'accompagnamento del lavoro politico della segreteria, della segretaria nazionale, del gruppo dirigente esecutivo, diciamo così. Questa è l'articolazione di dipendenti che hanno accumulato esperienze che vengono anche da lontano, per cui un certo tipo di attività politica di carattere nazionale, che poi si muove dal partito nazionale alle istituzioni, il Parlamento, il governo, quando andiamo al governo, è una, diciamo così, è un bagaglio di formazione che consente di gestire un'attività molto complessa. Ripeto, lo dico anche perché sono nuovo, diciamo, alla gestione di un partito nazionale, ho invece l'esperienza territoriale, queste cose che dico le ho riconosciute. C'è bisogno, è stato detto, di fare di più sul tema del fundraising, anche imparando da altri partiti europei, senza dubbio. Naturalmente c'è una differenza di legislazione significativa. Nel nostro paese, lo dicevo all'inizio, manca una legge sui partiti, ma manca anche una legge sulle fondazioni politiche, manca una legge sulle lobby, e tutto questo determina una delicatezza, un confine molto difficile da individuare, tant'è che la problematica nella raccolta fondi, cioè nel finanziamento privato della politica, è una problematica che riguarda tutti i partiti. E questo naturalmente mi spinge a dire, in ultimo, la cosa che ho provato a dire, a Marta diceva la procedura della costituzione di un circolo, rivolgersi al partito provinciale che definisce la mappa dei circoli, oppure scrivete a me, cerco di darvi un aiuto diretto. Però infine voglio dire la vicenda che riguarda il 2 per 1000. Qualcuno ha detto, adesso non ho capito bene tanto la domanda sul Delta, io ho promosso questo meccanismo di coinvolgimento e di ingaggio dei territori sulla parte in più del 2 per 1000 di quest'anno e degli anni a seguire, perché il nostro bilancio, come ho detto all'inizio, nazionale, è bloccato dalla vicenda dei dipendenti, superata la quale però noi daremo vita a un regolamento, così come sul tesseramento, anche sul 2 per 1000 noi daremo vita a un regolamento che suddivida tra centro e territori l'intero ammontare del 2 per 1000, così come anche abbiamo detto nella fase congressuale.
Però qual è la cosa più importante? La cosa importante per far sì che questo funzioni? La cosa importante è che tutta la nostra comunità politica interpreti quella del 2 per 1000 come la principale delle missioni, tanto importante quanto quella del tesseramento, della raccolta del consenso politico, dei voti, dell'iniziativa politica, della raccolta dei dati, tutte le cose che abbiamo detto, forse anche più importante, perché a regime può diventare la principale fonte di finanziamento. Naturalmente questo ha senso se effettivamente poi, raccolte le risorse del 2 per 1000, la parte spettante ai territori arriva immediatamente. Io ho sottoscritto un accordo che prevede una cosa molto semplice, e cioè che noi avremo il dato totale del 2 per 1000 adesso, in questi giorni, poi avremo alla fine di gennaio il dato diviso per province e per comuni, e noi la prima settimana di febbraio inviamo a tutte le province la parte economica spettante del 2 per 1000 provincia per provincia, perché naturalmente il nostro è un accordo che premia il merito, no? Cioè il delta sarà visto provincia per provincia. Nella provincia in cui c'è stata la crescita maggiore, noi manderemo il maggior numero di risorse. E questo sarà ancora di più nel futuro, e a regime non solo sul delta di crescita, ma sull'intero ammontare. Ecco, se noi faremo questo, io sono certo, lo dico perché ho visto, diciamo così, mettendo le mani dentro le problematiche economico-finanziarie del nostro partito, io sono certo che noi potremo iscrivere, lo dico alle tesoriere e tesorieri, nei nostri bilanci dei circoli a livello provinciale, a livello regionale e non solo, a livello nazionale, il 2 per 1000 come la fonte, diciamo così, una delle fonti di entrata più certe, più stabili e più importanti, più significative. Ecco perché la campagna sull'M20 che abbiamo qui dietro deve diventare un impegno di tutte e di tutti, e dobbiamo avvicinare il numero dei contribuenti che indicano il 2 per 1000 al PD al numero degli elettori e delle elettrici, che oggi il rapporto è 1 a 10. Più si riduce questo rapporto, più cresce. Vi faccio un esempio concreto: noi manderemo, solo per questa piccola iniziativa che abbiamo questa volta in modo sperimentale avviato, noi manderemo circa 500.000 di euro nel territorio nella prima settimana di febbraio. Tutte le risorse del tesseramento che noi abbiamo inviato al territorio equivalgono nel 2023 a 2 milioni di euro. Quindi solo con in questa prima fase sperimentale noi manderemo per il 2 per 1000 un quarto di quello che abbiamo inviato per il tesseramento. A regime potrà essere le stesse risorse o di più del tesseramento. Poi magari il tesseramento cambierà e non arriverà direttamente a Roma e quindi non dovremo restituirlo, però questa parte che riguarda il 2 per 1000 può diventare veramente la principale fonte di finanziamento, e a quel punto, se facciamo tutto il resto, razionalizziamo, gestiamo intelligentemente le risorse e trasformiamo tutto in attività politica, guardate, lo dico in modo accorato, visto che questo è un luogo di formazione, me lo posso permettere, va bene aprire una sede, va bene pagare un affitto, va bene tutto, ma c'è bisogno di far sì che il partito faccia più attività politica possibile. Se c'è una grande campagna nazionale sul salario minimo, ovunque ci deve essere un banchetto che raccoglie le firme. Quello è la trasformazione di tutto quello che diciamo nel senso dell'esistenza stessa del partito politico. Perché quando invece un partito si avvita solo in discussioni interne, solo in dispute, solo in conte, oppure anche si perde in questioni organizzativistiche, non organizzative, a quel punto perde la bussola e a quel punto perde gli iscritti, perde i voti. Noi abbiamo bisogno di trasformare tutto quello che abbiamo detto in politica. Certamente dobbiamo aiutarci, certamente dobbiamo essere più chiari anche nella collaborazione, e io penso che questa occasione di confronto sia un buon inizio. Buon inizio, esatto. Grazie mille davvero Michele, quindi non solo senatore ma Michele Fina, davvero, perché è evidente che c'è una passione che ti anima, oltre ovviamente all'esperienza pluriennale, che possa essere un inizio di un lungo percorso, per cui sicuramente avremo modo di ritornare a connetterci con i circoli e con gli iscritti e le iscritte. Noi avremo modo comunque di rispondere alle vostre domande. Se qualcosa l'abbiamo persa strada facendo, mi raccomando, potete recuperare scrivendo a tesoreria@partitodemocratico.com.
it, come è scritto appunto anche in chat. Vi ricordiamo gli ultimi appuntamenti, diciamo, di fine anno. Avremo la possibilità di questo grande evento che stiamo costruendo sull'Europa, quindi Forum Europa, venerdì 15 dicembre, a Tiburtina, agli Studios Tiburtina. E il 16 sabato avrete la possibilità di seguire da remoto il discorso iniziale, l'introduzione all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico da parte della nostra segretaria. Noi chiudiamo qui, vi diamo già un save the date per l'anno nuovo, perché sappiamo che incominciamo a costruire un prossimo evento, anche questo in un certo senso formativo, che si terrà il 19 e il 20 gennaio, proprio sul tema delle immigrazioni e della cittadinanza, con il dirigente Pierfrancesco Maiorino. Io direi che c'è tutto, abbiamo detto tutto, quindi vi ringraziamo e grazie di essere rimasti fino ad ora connessi oltre 200 persone. Grazie davvero. Buona serata.